Bentornati a tutti ragazzi in questo nuovo video, io sono Joy e oggi siamo qui con la versione 2 della deck profile di Joy Wheeler. Profile rifatta perché giustamente con alcune note del questa carta non è sua, questa carta non la usa e quant'altro, giustamente ci siamo sbagliati completamente, vuoi per personaggio comunque storico usato da ormai 40 anni e quindi pensi che questo mostro sia il suo, vuoi perché per sentito dire, detto e quant'altro pensavamo che ci fosse quella carta, ce l'avete fatto notare, ce ne siamo accorti e abbiamo deciso ovviamente di rifare la profile. Versione 2 post ovviamente KC5 che come purtroppo avete visto il mio caro Joy è perito lì davanti a Jim come quando contro Marik perse per svenimento, purtroppo deck di Jim è veramente forte, chissà come andrà la sua finale ovviamente. Nel mentre, post questo video, vedrete anche il terzo quarto posto che farò contro boh, chi lo sa, lo vedremo più avanti. Partiamo subito con la profile. Partiamo dal main deck con il reparto mostri e abbiamo Dragonero Occhi Rossi in versione manga, Jinzo in versione giapponica, old school, all layout perché come potete vedere al quadratino sotto, quindi una delle prime stampe. Poi abbiamo Spada dell'Alligatore, faccio un piccolo spoiler, l'ho ordinata giapponese. Spada dell'Alligatore, poi vedremo perché. Baby Drago, e quindi già da qua potrete capire magari il perché della spada. Il Time Wizard, stregone del tempo, col layout quello giapponese vecchio. Il nostro copiatore, Giara di Fibra, e poi partiamo con il reparto guerrieri. Guilford Lightning, Guilford il fulmine, Ishzark, cavaliere divino, forza d'attacco Goblin, demone Mega Cyber, Spadaccino di fuoco blu, Gilfrid the Iron Knight, Predone con Ascia, giapponese anche lui, layout vecchio, il Guerriero Razzo, Piccola Guardia Alata, in versione se si vede del BP02 mosaico, Marauding Captain, capitano saccheggiatore, LOB, il nostro Lob, cavaliere Hayabusa, e per finire il reparto dei mostri abbiamo il nostro guerriero Samurai Sasuke, anche questo giapponese vecchio layout. Piccola nota, sto cercando di fare tutto il deck in giapponese, quello che ovviamente è plausibile, costi permettendo, perché comunque giapponesi a me piacciono tantissimo, come ho detto in altri video, detto anche nella valigetta che ho unboxato, mi piacciono molto di più le giapponesi, quelle nostre italiane, inglesi ci stanno, però quelle giapponesi hanno il loro fascino, soprattutto quelle con i layout vecchi. Allora, non è cambiato tanto dall'altra profile, è stato aggiunto il nostro Spada dell'Alligatore, che appunto servirà un po' per andare in combo con il Baby Drago, in modo tale da poter avere la possibilità di fare una fusione in più, anche perché purtroppo lui è un bestia, non è un guerriero, quindi sicuramente non può andare in combo con il mostro fusione che vedremo dopo. Quindi di conseguenza è stato aggiunto lui, nulla di più in questo reparto mostri, diciamo. Però un bel assortimento di guerrieri appunto per poi andare a fare il fusion deck che vedremo alla fine.
E niente, qua strategia, diciamo appunto più basata sul Fusion Deck, niente di più. Passiamo ora alle carte magia. E abbiamo dadi graziosi, giapponese, vecchio layout, perché ha il, come potete vedere, ha il riquadro dell'effetto molto piccolo e l'immagine rettangolare. Poi abbiamo Artiglio di Hermos. Capro espiatorio in tutta la sua ultimatezza. Raijeki, anche lui ultimate, mica male. Spolverino delle arpie, collector's rare giapponese. Polimerizzazione direttamente dalla valigetta di Kaiba. Anfora dell'avidità giapponese, anche questa direttamente. No, questa no, non direttamente. Questa è semplicemente acquisto e basta. Mostro resuscitato, vecchio layout, anche questo immagine rettangolare e l'effetto piccolo. Sepoltura prematura. Ritorno totale. The Warrior Returning Alive. E poi Lama Accecante. Questo per quanto riguarda il reparto carte magia, che anche questo, diciamo, non ha subito una grande variazione, cioè non ha subito variazione assolutamente, ma che appunto, visto che è considerato che la magia che usavo prima non era di Joy, è stata sostituita direttamente con la spada dell'alligatore. Però la strategia rimane più o meno quella, questo per equipaggiare i nostri guerrieri che diventeranno più forti. La polimerizzazione, Raijeki e Spolverino, carte devastanti, e poi tutto il resto è un po' un contorno, niente male, ma è un contorno ovviamente. Passiamo ora alle carte trappola e abbiamo Dadi del Teschio, anche questa, vecchio layout. Macchina del Tempo. Ovviamente di CSOC, quindi del suo pacchetto. Buco trappola senza fine. Kunai con catena giapponese, anche questa, vecchio layout. Metalmorph, anche questa, vecchio layout. Scudo d'abbraccio magico. La nuova aggiunta Drop-Off, Trap-Hole of Spikes, buco trappola spine, e scatola fatata, la Fairy Box. Ora, ovviamente qua è stato tolto il nostro soldato pinguino, che appunto anche lui purtroppo sempre pensato fosse di Joy, era nel deck di Joy, nel mazzo introduttivo di Joy, mi sembrava una carta che giocava, in realtà non l'ha mai giocata, quindi giustamente mia colpa. Sostituita con il nostro Drop-Off, carta che comunque è molto forte perché sul turno, sulla pescata dell'avversario che magari ha top deck, tu gli fai scartare la carta ed è un turno gratuito dove lui ovviamente non ha più niente. O comunque, se magari giochi con un mazzo che sai che ha messo una carta in cima e di conseguenza conoscendola sai che è meglio fargliela scartare. Gli puoi attivare un drop-off tranquillamente. Nella strategia del deck non serve, ma è una carta veramente forte in questo Kaiba Corporation Tournament. E quindi ho deciso di giocare questa. Ci potrebbero essere altre N varianti al posto di questa, come magari il Grave. Mi ricordo più come si chiama, il Grave Bounder. La trappola che va a prendere dal cimitero una carta dell'avversario e deve essere però ovviamente attivata nel turno in cui la prendi, perché sennò gliela devi restituire. E attivandola paghi pure 2000. Quindi diciamo che è un po' una trappola che sì, bella, ma tanto situazionale, anche perché se devi pagare 2000 e in quel momento non li hai, diciamo sei un po' fregato. Invece appunto ho optato per Drop-Off, che è sempre utile.
Comunque far scartare una carta all'avversario in qualsiasi situazione non è niente male. Detto ciò, le altre carte ovviamente sono tutte carte un po' di difesa perché non so niente male, molta difesa. E poi vabbè, tutte le altre appunto offensivo, difensivo, comunque difensivo, diciamo niente male anche il reparto trappole per Joy. Passiamo ora al Fusion Deck. Guilty Gearfried, il cavaliere d'acciaio magico, ovviamente ha 4 bustine, no, 3 bustine, non si vede, ma come potete vedere dal nome è quello Collectors, perché il nome è argentato e se fosse Ultra sarebbe d'oro. Poi abbiamo lo Spadaccino di Fuoco, anche lui super lob vecchio, il primo, scusate, l'LDD, il primo LDD uscito che in America aveva lui al suo interno come super, rispetto un po' a noi europei che avevamo delle cose un po' diverse, come appunto loro avevano la pot rara, noi non ce l'avevamo, l'abbiamo avuta successivamente. Poi abbiamo Thousand Dragon, giapponico, con il layout vecchio, rosico perché l'ho visto dopo che c'era pure Secret e tutto mega sbarluccicante. Ci accontentiamo della Ultra, che comunque è tanta roba anche solo per il layout. Martello Magico del Tempo, Spada Nera del Drago Occhi Rossi, il Cannone Razzo, se me lo mettesse a fuoco, Cannone Razzo Hermos, Drago Teschio Nero, il Cavaliere Fiamma Oscura, Drago Spada dell'Alligatore, il Carbonala Warrior, se me lo mettesse, ok, a fuoco, e per finire il nostro Giltia, il Cavaliere dei Draghi. Allora, diciamo che appunto con questa nuova aggiunta, oltre a poter usare il Guilty Gearfried, il Drago Millenario, il Martello, la Spada, il Razzo e il Drago Teschio Nero nel caso il nostro Yugi sia la partita contro Yugi o comunque il nostro Yugi evochi il Teschio evocato e riusciamo a rubarglielo con Mostro Resuscitato, quindi lo contiamo, abbiamo avuto anche questa aggiunta qua del Drago Spada dell'Alligatore che ci permette appunto con la Spada dell'Alligatore di essere evocato per, diciamo, essere niente male a livello effetto, prima cosa. Attacco non ci porta un gran plus perché Spada dell'Alligatore ha 1500, il Baby Drago ha 1200 e questo ha un 1700, quindi diciamo che non è chissà che aggiunta, ma appunto puoi attaccare diretto se ovviamente gli unici mostri che il tuo avversario controlla sono terra, acqua o fuoco, che può sempre ritornare utile. Anche solo, faccio un banale esempio, ci siano giù dei mostri che sono un po' forti, ma sei riuscito diciamo a mettergli lì in difesa, a fargli gli ultimi life points, non è niente male. Quindi questa aggiunta potrebbe rivelarsi anche una buona arma contro tutti gli altri avversari, anche perché comunque ci sono tanti deck che giocano queste carte qua, appunto, quindi potrebbe essere la carta rilevante per la vittoria. Come avete potuto vedere, uso per l'extra deck 3 bustine, che sono la Perfect per quelle di Yugi, quella del Drago Nero della Konami e poi ovviamente una busta trasparente per proteggere le buste. L'artwork è molto bella appunto perché è il primo artwork uscito di Drago Nero da ovunque, diciamo. Quindi questo qua è diciamo l'originale per quanto riguarda le uscite e quindi volevo metterlo come sfondo di qualcosa. E quale deck migliore se non quello di Joy? Si conclude qui dunque la deck profile della versione 2.0 di Joy Wheeler. Spero che il video vi sia piaciuto. C'erano sì pochi cambiamenti, ma comunque secondo me uno abbastanza significativo, l'altro a livello di carta un'aggiunta niente male. Quindi
Lasciateci un commento, cosa ne pensate, cosa avreste cambiato voi appunto per mettere due carte aggiuntive dove appunto io ho aggiunto a livello di trappole il drop off e a livello di mostri invece ho aggiunto spada dell'alligatore. Cosa avreste giocato voi al posto di queste due? Anche se secondo me spada dell'alligatore è una di quelle aggiunte niente male perché ti permette di fare questo nuovo amichetto, diciamo, a livello di gioco che non è assolutamente niente male. Quindi lasciateci un bel commento, un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!